Parco Regionale Urbano del Pineto con il nostro candidato portavoce sindaco Marcello De Vito. Siamo venuti qui a passare una giornata all'aperto e a conoscere, farci conoscere ai cittadini. Buongiorno a tutti, come potete vedere siamo in un parco meraviglioso, si vede San Pietro, San Pietro, è una zona di 240 ettari bellissima, con ampia parte che è riserva integrale, pur tuttavia è una zona abbandonata al degrado, come abbiamo visto stamattina, c'è una discarica, un campo nomadi che la sera c'entrano continuamente le persone, quindi non è neanche sicura per gli abitanti della zona. Oggi siamo qui, abbiamo ripulito il parco. Oggi ve ne presento tre, sono i tre candidati del 19° municipio, l'avvocato Virginia Raggi, Andrea Ciao. Severini e Ciao. Il dottor Angelo Diario, e vi presenteranno le proposte avanzate degli attivisti per questo parco. Allora, io vorrei porre l'attenzione su cose semplici che potrebbero fare immediatamente. Mi viene in mente il casale che è qui alle nostre spalle, ormai è un rudere che rischia di crollare da un momento all'altro, abbandonato da decenni, oppure la biblioteca che gli è a fianco. Oggi è domenica, il parco è pieno di gente, la biblioteca è chiusa perché è aperta soltanto negli orari lavorativi. Quindi piccole iniziative per consentire almeno di appropriarci degli spazi che già ci sono e semplicemente sono chiusi proprio quando ce ne sarebbe invece bisogno. I cittadini frontisti, quelli che abitano di fronte al parco, ci denunciano una situazione di totale degrado e abbandono. La notte soprattutto questo parco diventa terra di nessuno, con giri di spaccio e prostituzione e pericolo ovviamente per l'incolumità di chiunque passa. Per cui sarebbe necessario realizzare una recinzione che sia ovviamente solida, non sia fatta con una semplice rete che infatti in più punti è già divelta, e per poter consentire a questo parco di rimanere sicuro anche la notte e di non trovare poi situazioni di degrado, di sporcizia, di abbandono la mattina quando la gente comincia di nuovo a rifrequentarlo. Ridare la terra ai cittadini, nel senso, la nostra proposta sarebbe anche quella di dare gli spazi che abbiamo a disposizione per degli orti urbani cittadini. Vorremmo che le persone magari disagiate o le persone anziane che non hanno un lavoro abbiano la possibilità di lavorare la terra in modo di socializzare e rendere più vivibile questo parco. Insomma, ridiamo il parco ai cittadini. Ciao a tutti. Ciao.